Gianni Colacione da Torre Argentina, secondo giorno del Comitato Nazionale di Radicali Italiani, siamo al 21 gennaio del 2012 in compagnia di Valerio Federico. Valerio Federico appunto che ha fatto un intervento molto interessante questa mattina, articolato in due grandi argomenti che si potrebbero sintetizzare: i partiti nelle banche, il primo, e l'altro un intervento sulle forze armate e le spese delle forze armate. Ecco, ce li potresti commentare un pochino, magari facciamo una estensione del tuo intervento. In breve, per quanto riguarda i partiti nelle banche, io ho chiesto che i radicali, chiedo ai radicali di dare l'importanza che merita questa riforma, che tra l'altro i radicali hanno già proposto con un emendamento preparato da Beltrandi, da Massari e da altri, cioè la separazione tra le fondazioni bancarie e le banche. Questa separazione è uno strumento per togliere l'influenza dei partiti e degli enti locali nelle banche. Perché è necessario fare questo? Perché i partiti, definendo la strategia, avendo potere nel definire la strategia del credito delle banche, non tengono conto di quello che è l'interesse della banca, quindi non hanno l'obiettivo di massimizzare il valore della banca, ma hanno l'obiettivo che la banca intervenga col sistema creditizio nelle aree di interesse delle fondazioni che controllano la banca. In dettaglio, le fondazioni bancarie sono controllate dai partiti perché i vertici delle fondazioni bancarie sono composte da rappresentanti, in gran parte da rappresentanti degli enti locali, scelti dai partiti. Le fondazioni bancarie in mano ai partiti perché controllano le banche, perché detengono pacchetti azionari di queste banche, delle più grandi banche, da Intesa a Unicredit, detengono il pacchetto azionario principale di queste banche e quindi hanno diritto di voto e determinano le scelte sia strategiche che di nomina di queste banche, quindi dagli enti locali, dai partiti alle fondazioni bancarie, alle banche, interessi dei partiti diversi da quelli che sarebbero gli interessi o che sono gli interessi di investitori normali. Un investitore normale italiano, privato, italiano estero, ha l'interesse di massimizzare il valore della banca. Ripeto, i politici e le fondazioni bancarie hanno l'interesse che il credito venga distribuito soprattutto nelle zone di pertinenza delle fondazioni bancarie. Le fondazioni bancarie in Italia sono circa 90 e le principali sono evidentemente quelle che controllano le banche, sono molto meno e operano in aree ben definite. Quindi per fare un esempio, io, comune di Modena, comune di Bologna, nomino i vertici della fondazione bancaria che opera nella mia zona, è chiaro che quella fondazione bancaria, i politici che ne determinano la politica, hanno l'interesse che la banca conferitaria, Unicredito, Banca Intesa, convogli i finanziamenti e i prestiti nella zona nella quale loro ricercano il consenso, e questa non è la politica che deve fare una banca. Rimuovendo i partiti dalle banche si potrebbe aprire lo spazio, si aprirebbe lo spazio a investitori stranieri italiani interessati allo sviluppo economico della banca. Quindi questo poi ha portato anche, ci ha dato un'informazione oggi a una quota praticamente della Rizzoli Corriere della Sera detenuta in pratica dalle cooperative rosse. Sì, questa è una questione leggermente diversa, io ne ho accennato sempre nel mio intervento, e cioè nell'ambito di queste operazioni che cambiano la geografia del capitalismo italiano, le cooperative rosse controllano Unipol, il gruppo Unipol ha acquisito, sta per acquisire un altro gruppo importante che è quello formato dalla Galassia Ligresti, quindi Fondiaria Sai. Fondiaria Sai è un gigante assicurativo, il gruppo Unipol sta acquisendo Fondiaria Sai e quindi le cooperative rosse che controllano Unipol acquisiscono il controllo su Fondiaria Sai, diventando in questo modo il secondo polo assicurativo in Italia.
quando prima di questa acquisizione Unipol era il sesto o settimo polo assicurativo in Italia, quindi maggiore potere delle cooperative rosse in ambito assicurativo, in ambito dei grandi poli assicurativi, ma non solo. Un effetto è quello a cui tu hai accennato: acquisendo Fondiaria SAI, Unipol e le cooperative rosse hanno acquisito anche una quota azionaria di RCS Corriere della Sera, circa il 6%, e è la prima volta, diciamo, dove le cooperative rosse ufficialmente entrano tra gli azionisti del patto di sindacato che controlla RCS Corriere della Sera. Corriere della Sera, lo ricordiamo, RCS detiene e controlla anche il giornale gratis City, che si trova nelle metropolitane, eccetera, e una serie di case editrici importanti quali Rizzoli, Marsiglio ed altre. Quindi è chiaro che è una novità importante quella che le cooperative rosse entrano in questo ambito della comunicazione centrale in Italia. Ultima conseguenza di questa operazione Unipol Fondiaria SAI è quella dell'espansione delle cooperative rosse nel campo immobiliare, perché Fondiaria SAI controlla decine e decine di società che si occupano di progetti immobiliari soprattutto nel nord Italia, e quindi aumenta il potere delle cooperative rosse nel nord Italia, nello specifico a Milano e in Lombardia.